ha 28 anni, viene da Marsale, anche lui è in cerca dell'anima gemella. Ciao Alessandro. Ciao. Allora Alessandro, tu sei in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Sì. A che genere di donna siamo interessati noi? A una ragazza che ha magari 24-25 anni, arrivare sulle 35 anni. Quindi dai 25 ai 35. Sì. Anche se è più matura di te, cioè ti piace lo stesso. Sì, va bene. Che sei magari attratto dalla donna matura. Sì. Sì. Ascoltami Alessandro, parlami un po' di te, tu lavori? Sì, faccio il muratore. Fai il muratore. E la macchina ce l'hai? Sì, ce l'ho anche. Sì. Sei automunito, quindi ti puoi spostare? Sì. Sei indipendente per te stesso, abiti con i genitori però? Sì. Giusto? Sì. Sei stato mai sposato? No. Quindi niente separazione, niente matrimonio? No. Perfetto, sei singolo, da quanto tempo è che sei singolo? Ah, 2 anni a venire qua. Da 2 anni? Sì. L'ultima tua storia d'amore quanto è durata? 5 anni. 5 anni, come mai ti sei lasciato Alessandro? Perché non andavamo d'accordo. Esatto, solo quindi incompatibilità di carattere. Sì. Avete avuto problemi, liti, cose, quindi meglio quando troncare. quando uno non va d'accordo, meglio cioè, prima che dopo. Va bene. Quali sono i tuoi hobby? Come passa il tempo nella giornata? Quando non lavori? Quando non lavoro, mi piace giocare a calcio, mi piace giocare a caccia o barilla. Mi piace, gli sport mi piacciono quasi tutti. Alla volte sì. Tipo ci sono corse nella macchina, a me mi piacciono, corse nella moto a me mi piacciono. Sono appassionato. Esatto. Perché anche io ho anche in competizione, vado a fare le corse alla fine. Tu sei originario di Marsale? Sì, originario di Marsale. Sì, sì. Va bene Alessandro, amiche telespettatrici, lo state guardando, Alessandro è in cerca dell'anima gemella, della sua donna ideale. Alessandro va cercando una donna che parta dai 25 e arriva ai 35 anni. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, perché lo state vedendo, Alessandro è un bel ragazzo, si può guardare, è un ragazzo serio, lavora, c'è la macchina, per cui non ha assolutamente problemi. Non è stato mai sposato, è singolo completamente da 2 anni. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamare al numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione. Quello è il numero di cellulare di Alessandro. Alessandro personale, per cui vi metterete in contatto direttamente con lui. Allora Alessandro, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando, quelle donne dai 25 ai 35 e stanno decidendo se chiamare oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare parlando con loro guardando la telecamera? Vai. Quello che posso dire, io sono un bel ragazzo, a me le donne non mi hanno mai mancato, giustamente, però io cerco una ragazza giusta e seria per fare una vita. Perché io ho 28 anni e alla fine voglio cercarmi anche io di sistemarmi. Però che ha qualcuno che vuole pensare di chiamarmi, il mio numero c'è e mi può anche chiamare senza problemi. Magari posso conoscere anche un'anima gemella anch'io. E questo è quello che posso dire io. Oh yeah.